L'azienda si chiama Knorr Bremse, è un'azienda, una realtà locale che è stata acquisita una trentina di anni fa da una grande multinazionale. La multinazionale si chiama appunto Knorr Bremse, Bremse è una multinazionale tedesca, Bremse significa freno. Quindi noi nasciamo, il nostro cuore batte con il freno e poi si espande. La multinazionale ha oltre 100 anni di storia. La realtà locale quindi produce, disegna, gestisce impianti tecnologicamente avanzati a bordo treno. Siamo partiti dal freno, come dicevamo prima, poi porte, aria condizionata, sistemi sanitari, elettronica, tutto quello che lei pensa come sistema tecnologico avanzato a bordo treno, ci siamo noi. Se voi oggi siete venuti con un rotabile su rotaia, diciamo su un veicolo su rotaia, sicuramente avete usato uno dei nostri sistemi. Siamo circa 150 diretti assunti in questa sede, più potremmo dire un altro 50% di indotto, di persone che ci aiutano, magazzino, cantieri esterni, nella progettazione. Noi, come dicevamo, siamo un'azienda orientata alla meccanica, elettromeccanica, stiamo parlando di freni, quindi di sicurezza, le nostre persone sono persone altamente specializzate e qualificate e si occupano di progettazione, quindi parte ingegneria, si occupano di produzione, quindi abbiamo figure professionali che si occupano appunto di sistemi complessi elettromeccanici e tutto quello che è la gestione di un'azienda di questo tipo, quindi dall'amministrazione, gestione commesse, chi si occupa nei cantieri, chi fa cantierista e quindi segue i treni e segue i nostri sistemi a bordo treno. Ai giovani dico sempre che i primi impieghi, quando si affaccia al mondo del lavoro, quello è il momento della palestra, è il momento dell'allenamento prima che inizi il campionato vero e proprio, che viene più in là. Quindi all'inizio consiglio di scegliere aziende che consentano di imparare, che consentano di avere delle esperienze che poi faranno parte del proprio bagaglio culturale che uno potrà vendersi in qualunque ambito poi vada a operare. Quindi di considerare il primo impiego come proprio un investimento sul proprio futuro, come un po' come si fa con la scuola, no? Con la scuola si investe sul proprio futuro, si imparano delle cose che poi serviranno nella vita. Stessa cosa il primo impiego, la prima azienda. Quindi aziende serie, aziende che si occupino del benessere dei propri dipendenti, aziende che abbiano a cura la crescita professionale dei propri dipendenti. Un consiglio poi che do sempre ai giovani è quello di considerare l'azienda non come un datore di lavoro, ma come una parte della propria famiglia, come se fosse un'azienda di famiglia. Quindi le attività che si fanno, ma i propri colleghi, proprio sentirli propri, cosa propria. Quindi ogni cosa che si fa, pensare, questo lo faccio per la mia famiglia, per la mia azienda. Questo ripaga assolutamente.